Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua con la review dei tozzi della Bundesliga, carte veramente strabilianti, non ci perdiamo tanto con la intro, vi chiedo solo di lasciare 1500 like e di iscrivervi al canale se vi piacciono queste review. Cercherò di essere il più breve e insomma consistente possibile. Fatemi sapere quali sono le carte che preferite e quali magari proverete voi. Iscrivetevi, attivate le notifiche e passate da tutti i social in descrizione. Partiamo come prima carta, come prime carte, quelle che troviamo negli obiettivi stagionali. Abbiamo Dirrosun Moments Team of the Season so far e abbiamo Sabitzer, Team of the Season so far, anche questo come obiettivo. Due carte, allora, questa secondo me non è male, segna un gol da fuori area due partite rivals usando centrocampisti minimo 80, direi che questo è abbastanza semplice. Tre partite rivals usando giocatori austriaci, già questa è una rottura un po' più grande, però non è specificato quanti giocatori austriaci, non so se ne basti uno, ne servono di più. Fornisce assist con un passaggio filtrante in 4 partite usando giocatori con punteggio mossa abilità minimo 4 stelle, anche questo è abbastanza semplice. Segna e fornisce assist in 8 vittorie rivals usando giocatori della Bundes con punteggio più debole minimo 4. Non mi sembra molto molto complicato alla fine, se ti fai una Bundes, bene o male ci metti dentro Alaba, dovrebbe essere ok, bene o male, e magari Sabitzer versioni, le altre versioni. Comunque, come così, vedendola così per così, non sembra affatto male. Però andando a vedere poi nello specifico quella che è la carta, questa è Sabitzer. Comunque 3 di skill, 4 di piede debole, a livello statistico ha 84 di forza fisica. Difensivamente non è incredibile, perché comunque ha 79 di sliding tackle, 84 di standing, ha 90 di lettura difensiva, che quello è buono, 86 di intercettazione idem, non è molto agile. È una carta ok, diciamo che non è una super carta, nel senso fa il suo, è equilibrata, c'è un buon piede a livello di passaggio e di tiro, bene o male fa tutte e due le fasi, alto alto, magari è impostato di fianco a un mediano puro, potrebbe essere una carta interessante. Io personalmente mi sento di consigliarlo, di provarlo, a lui bene o male gli mettiamo un bel motore, oppure gli mettiamo semplicemente ancora se miglioriamo la parte difensiva. Secondo me ci sta questa carta, sì, è una carta interessante, potrebbe essere interessante da fare in termini comunque da impostare di fianco a un giocatore che faccia il mediano puro. Poi abbiamo Dirrosun Moments, azione scuola calcio, segna un giocatore Ajax, fornisce assistenza con un giocatore del City in due partite, squad battles, vabbè queste sono squad battles, alla fine non sono tutte in campione, sì, è abbastanza facile, si tratta solo di farsi lo sbatti di fare le partite. Per questa carta però non è complicata assolutamente, carta però che ha una grave pecca che secondo me la rovina del tutto, come possiamo leggere a 2 di piede debole, il passaggio a parte il cross e il passaggio corto per assist di Arreante, 81 in reattività, 67 di equilibrio, cioè di composure scusate, non di equilibrio, e poi 56 long shot, 58 tira al volo. Una carta un po' uppata a caso, secondo me questa è una carta abbastanza scammata, se volete farla fatela, però ricordiamo che parte da un giocatore che prende più 21 in tiro, più 26 in passaggio, non so Moments de che, però insomma non mi sento particolarmente di consigliarla. Poi hanno messo lui, Witzel, nelle SBC, costa comunque non tantissimo, chiede una squadra 84-85, abbastanza easy. La carta invece è un bel 93, 4-4 mossa abilità piede debole, normale alto, difensivamente mostruoso, forte fisicamente, resistente, elevazione buona, il tiro è ok, niente di incredibile ma non è particolarmente per la fase offensiva lui, il passaggio è ottimo perché comunque passaggio corto, passaggio lungo e visione che sono i più importanti per una carta che deve impostare, ha la velocità scatto, gli manca l'accelerazione, unica pecca, lui gli mette un bel motore, in realtà neanche, cioè glielo metterei perché ha bisogno di agilità, accelerazione e di equilibrio, quindi comunque sì, gli metterei quella probabilmente, se no ancora, se vogliamo migliorargli un po' di tutto, dipende come lo usate, se lo usate più come mediano per dire di fianco a Sabitzer per esempio, gli metterei ancora, migliorargli accelerazione, velocità, difesa e fisico. Carta consigliata, questa mi piace, è abbastanza regalata secondo me, comunque è anche ottima col fatto che gioca nel Dortmund, Bundesliga, belga, sono ottime cose per fare intese varie tra campionati, quindi è ottima sotto diversi punti di vista, questa carta è super consigliata anche perché poi scade fra 3 giorni, quindi non è che avete molto tempo per pensarci e personalmente mi sento di consigliarla. Questo qua ragazzi è il Team of the Season so far della Bundesliga, abbiamo davvero tante carte interessanti, ovviamente panchina e squadra sono un po' costruite abbastanza a caso in base più che altro all'intesa.
Partiamo però velocemente dal portiere. Abbiamo Sommer come portiere con 4 piede debole, 1,83 m. Portiere di super rispetto sotto ogni punto. Non è magari forte come Ter Stegen o come alcuni altri, però cosa si può dire su un portiere del genere? Sicuramente forte, gli manca l'altezza però, 1,83 m è un po' bassino, quindi non mi sento di consigliarlo a questa altezza. Costa poco, se volete provarlo, magari bridarlo, ci può stare, però insomma, parliamo di un portiere abbastanza basso. Questo potrebbe però voler dire che più agile e più, insomma, si sentano di più i suoi riflessi. Non lo so, va provato in game, non l'ho mai provato quest'anno Sommer, quindi non vi so dire come sia, però statisticamente parlando è molto forte. Poi abbiamo Hakimi, 3 piede debole, 3 mobilità, alto basso, questa cosa lo penalizza tanto perché alto basso vuol dire che è un giocatore che sale indubbiamente, ma non ritorna. Vuol dire che non ritorna perché corre tantissimo, quindi magari questo può aiutare. Poi il dribbling è sicuramente buono, ci sta sotto ogni punto di vista, difensivamente è messo bene, forte fisicamente, è resistente. Carta è indubbiamente interessante, però io andrei su Da Costa se dovessi prendere un terzino. Parliamo comunque di uno che costa 300.000 crediti, che ha alto basso. Questo magari worka meglio in 3-5-2, ma in una difesa a 4, per me un terzino con basso in difesa è molto molto pericoloso. Cioè è forte, ci potrebbe stare, ma è pericoloso. Poi abbiamo Hummels, 3 piede debole, 3 mobilità, 68 accelerazione, ragazzi, basta questo, perché poi difensivamente e fisicamente è mostruoso, non è molto agile, non ha molto equilibrio ed è poco veloce, quindi questa carta non è meta. E questa cosa secondo me mi porta a sconsigliarlo a priori in qualunque tipo di squadra. Poi abbiamo Upamecano e lui invece è l'opposto, 3 piede debole, 1,85 m, difensivamente è molto forte, mi manca un po' di lettura difensiva ma fa niente, forza fisica 99, elevazione 99, gli manca agilità però possiamo anche starci, 82 equilibrio, 94 velocità scatto. Questa carta potenzialmente, conoscendo com'era la versione precedente, sarà mostruosa in game. Quindi questo qua è sicuramente un difensore incredibile, con però 680.000 crediti di costo, non lo farei per adesso. Aspetterò ovviamente di vederlo scendere parecchio, per adesso stare su Mukiele o giocatori del genere, non vale la pena spendere 618.000 crediti. Però è sicuramente un difensore super forte. Poi abbiamo Davis, 4 piede debole, 4 mobilità, 1,88 m, alto alto invece, 99 agilità, 92 equilibrio. Peccato che gli manca la scivolata, 86 lettura difensiva, 82 intercettazione, 96 contrasto piedi, 86 forza fisica, 90 elevazione, buon passaggio, a parte il passaggio lungo, è molto veloce, non sa finalizzare. Questa carta costa al momento nulla perché sul mercato è introvabile, nel caso in cui dovesse apparire sul mercato però mi aspetto che vada sui 500k più o meno per adesso. Secondo me scenderà un pochino, però questa carta è OP, questa la super consiglio. Da vedere la difesa quanto si sente, gli mette sentinella e questa carta in teoria dovrebbe essere veramente super valida. Questa da chiudere in una difesa con Boateng e Goretzka Moments, fate un terzetto che non vedo dai tempi di David Luiz, Kanté e Alonso. Poi abbiamo Gnabry, 4 piede debole, 4 mobilità, alto normale. Questa carta è molto valida, forte sotto ogni punto di vista, è come il Tots dell'anno scorso, gli manca il piede debole, può giocare solo in fascia. Però in fascia è sicuramente un'ottima fascia, perché comunque a livello di tiro è ottimo, il passaggio è ottimo, il dribbling è ottimo, la velocità è ottima, non ha pecche, è forte fisicamente, l'unica pecca che possiamo andare a trovare è il piede debole, ma per il resto questa è una carta super e anche questa in termini di ibridazione con Da Costa e così via è super valida. Però a 700k secondo me scenderà di molto, io l'anno scorso l'ho avuto, è sceso di parecchio dopo poco, quindi aspetterei di vedere a che prezzo arriva. Poi abbiamo Kimmich, 3 piede debole, scusate, 3 mobilità, 4 piede debole, alto basso. Non capisco il work rate dato a caso a Kimmich perché lui non è così nella realtà. Questo è un buon centrocampista, non è un mediano perché gli manca forza fisica, non ha il work rate da mediano, però come centrocampista affiancato a un mediano puro, questa è sicuramente una buona carta. È sicuramente tecnico, è sicuramente abbastanza veloce perché comunque tanta accelerazione ma non è super veloce. Difensivamente ha messo bene, gli manca forza fisica, dribbling ottimo, passaggio ottimo, tiro ottimo. Caratteristiche non so come facciano averne. Peccato il 3 di mossa abilità, però mi sento di dire che questo centrocampo è molto molto valido. Però insomma bisogna anche vedere a che prezzo girerà, perché 800.000 crediti non li andrei mai a spendere per questo quando c'è Goretzka che ne costa la metà. Poi abbiamo Müller, 3 mossa abilità, 4 piede debole. Questo è fake come centrocampista perché gli hanno potenziato a caso la testa, cioè no, la testa non è a caso,
A 99 sì, perché non è così forte di testa. È forte, ma non da 99. 82 intercettazioni, 80 contrastapiedi, però c'ha 62 lettura difensiva, quindi capite che non sa difendere. A livello di dribbling è ottimo. Ottimo, vabbè, il tiro è fantastico, è super veloce. Questa carta può giocare in realtà solo a centrocampo, perché con quattro piedi debole e con il suo body type che non lo porta a essere agile e con l'equilibrio che leggiamo qua, non può fare la punta. Poi ha tre di mossa abilità, è super prevedibile, alto alto, può fare il centrocampista magari, sì, è un po' più esotico come centrocampista, centrocampista molto molto offensivo. Se volete usarlo, io non lo consiglio personalmente, però se dovete usarlo lo userei come centrocampista a fianco a un mediano puro, ma non è che mi ispiri particolarmente. Ovviamente mettetegli sentinella. Poi abbiamo Kostic, 3 piedi debole, 3 mossa abilità, sì, carta statisticamente super, velocità, tiro, dribbling, passaggio, forza, non ha praticamente nessun tipo di problema, non ha né il tiro di esterno, né il piede debole, né le mossa abilità. Io mai userei a maggio una carta con 3 piedi debole e 3 mossa abilità. Io per questo lo sconsiglio, perché è super prevedibile. Poi abbiamo Bobby Lewandowski 99, 4 mossa abilità, 4 piedi debole. Insomma, questa sembra essere una carta senza senso. Bisogna vedere se il body type lo ammazza oppure no, perché il problema che aveva fino alle versioni precedenti era che il body type lo rendeva più pesante di quello che leggiamo nelle statistiche. Ora, questa carta potrebbe essere risolta. A lui gli mettete qualcosa che gli migliora dribbling, velocità, non voglio dirlo, forse motore, perché poi per il resto è tutto 99 praticamente, e quindi in teoria dovrebbe essere super. Però vabbè, 99, ragazzi, che cazzo parliamo. Lewandowski, peccato il piede debole, unica vera pecca. 3 milioni però mi sembrano troppi per questa carta. 3 milioni non lo prenderei mai. Poi abbiamo Werner, 4 piedi debole, 3 mossa abilità, alto normale, e lui è un bug. Statisticamente parlando è un mostro. Cioè, velocità, tiro, dribbling, forza, elevazione, resistenza. Gli manca giusto il passaggio lungo, ma si gran cazzi dell'attaccante. Però 3 mossa abilità. Io personalmente non riuscirei mai a utilizzarlo. So che è un bug, so che è super buggato, so che è valido, ma con 3 di mossa abilità per me no. Io lo vedo bene in un attacco a 2 col destro, ma in un attacco singolare a questo punto del gioco, senza 5 piede debole, vediamo se ha il tiro di esterno. No, non ha il tiro di esterno, non lo so, è prevedibile, sa tirare con un piede, poi sì, ha la finalizzazione, quindi magari anche col mancino segna, però non lo so, sicuramente è un bug, è consigliato, ma non è la mia prima scelta per via delle mancanze che ha. Gira comunque come prezzo attorno ai 2 milioni al momento. Io 2 milioni per un giocatore con 3 di mossa abilità, no. Poi in panchina abbiamo Ciradechi, altra carta, peccato rinvio, non mi ispira perché non è molto veloce, quindi questo lo sconsiglio. Poi abbiamo Ginter con 65 accelerazione, 68 agilità, 61 equilibrio, bastano per ammazzarlo, perché poi difensivamente forse sono ottimi, ma è molto molto, è poco veloce. Poi Sancho, 5 mossa abilità, 4 piedi debole, normale basso, questo è veramente OP, 99 finalizzazione, 99 agilità, 99 accelerazione, peccato gli manca un po' di forza fisica che l'avrebbe reso ancora più interessante, costa 2 milioni. Questa carta è super anche da bridare con la Premier, che ci puoi mettere Walker sotto o banalmente Wan-Bissaka, quindi questa carta è ottima, non a questo prezzo. Avessi 5 piedi debole potrei capire col Walker con alto in attacco. Però non a questo prezzo. Però questa carta è veramente super valida, assolutamente. Poi abbiamo Royce, 4 piedi debole, 4 mossa abilità. Questo, velocità, tiro, passaggio e dribbling è fenomenale, forte fisicamente abbastanza, resistente. Peccato gli manca il 5 piedi debole anche a lui. Ormai ha il 5 piedi debole di sdegno motore. Però anche questa carta è super. Non lo userei come punta, come trequartista ci può stare. Peccato che appunto ha 4 piedi debole. Magari in un 4-2-2-2 worka meglio, perché lo fai giocare dal lato del suo piede. Oppure dall'altro se rientrate a tirare e worka meglio, però insomma è forte anche lui. Poi abbiamo Haaland, stesso problema di Werner, 3 di mossa abilità, lui molto meno agile, con meno equilibrio, però super forte fisicamente. Questo non mi sento di consigliarlo, perché comunque questa carta gira attorno a 2 milioni, 86 di agilità, 86 equilibrio, 4 piedi e 3 mossa abilità, raga. Sarei disonesto a dirvi che lo consiglio, per quanto ammiri questo giocatore nel calcio reale.
Poi abbiamo, poi col body tap con alto 1,84 m, raga. 1,88 m per Averzio, 4 piedi deboli e 4 mosse abilità. Peccato che non hai 5 piedi deboli di una volta. Gli manca l'accelerazione, agilità, equilibrio e l'upgrade alla fine della versione Food Birthday. Però onestamente, ragazzi, io se dovessi farmi Averzio non so se farei questa versione, perché comunque costa 1 milione. Parliamo di una carta che acquisisce giusto 4 in più di velocità e giusto 3 in più di dribbling. Guadagna tanto in tiro in passaggio, ma erano già buone prima. E la versione Food Birthday, però, d'altro lato, ha 5 di piede debole. Quindi, se io dovessi farmi una Verz, non prenderei questo. Prenderei il Food Birthday, perché il 5 piede debole è importante. E costa 100.000 crediti il Food Birthday. Questo ne costa 800, quindi non ne vale la pena. Poi abbiamo Serdar, CC, normale, normale. Un centrocampista normale, niente di che. Corre abbastanza. Un difensore normale, forte fisicamente. Un buon passaggio, non è agile. Carta un po' buttata lì. Interegger. Sì, si legge così. 1,84 m, alto normale. Difensore, 70 accelerazione. Ma andiamo avanti. Nierdelechner. Ma come cazzo? Alto, 4 piede debole, 3 di mossa abilità, 80 agilità, 77 equilibrio, 83 accelerazione a maggio. Quindi no. Nulla, è tutto per questo Team of the Season so far della Bundes. Direi un ottimo, ottimo Team of the Season. Abbiamo un buon 80-90% delle carte utilizzabili, quindi sicuramente sarà interessante per i pick vedere cosa andremo a trovare, e aspettatevi che la gente tryhardi come i matti. Sono giusto 4-5 le carte da evitare, però bene o male sono tutte top, quindi fatemi sapere cosa ne pensate voi. Però ragazzi, questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, lasciate tanti like, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e fatemi sapere cosa ne pensate di queste carte. Bella a tutti!